Il Marketing Summit Expo arriva a Brescia e propone, tra le meravigliose sale di Officina della Valle, una mostra mercato di PMI, professionisti, start-up e artigiani. Un'occasione di incontro tra la propria filiera produttivo-promozionale e le aziende che ne fruiscono, il giusto luogo dove presentare e vendere prodotti, idee e novità. Ai nostri microfoni parla Massimo Meazza, direttore marketing di Consulta. Secondo i dati, a Milano arriveranno 20 milioni di persone per l'Expo, più 8 milioni di turisti. Quindi l'idea è quella di portare l'eccellenza italiana delle realtà locali, quindi l'eccellenza che andiamo a trovare nelle piccole città italiane della provincia, portarla all'Expo. Quindi queste manifestazioni servono per farle conoscere, metterle in mostra. Iniziamo fuori Milano, per chiudere a Milano portando questa manifestazione all'interno del panorama dell'Expo Milano. L'idea è quella di costruire una filiera dell'offerta che abbiamo in Italia, non legata alle grandi strutture che all'Expo sono già presenti, ma prendere le piccole strutture e portarle all'Expo come una filiera alternativa e diversa. Quindi se andiamo in giro, ci conosciamo, ci incontriamo, impariamo a fare gruppo e poi ci ripresentiamo tutti assieme all'interno della manifestazione. Fino all'anno scorso Marketing Summit era un evento con un'unica data annuale, quindi siamo stati a Roma nel 2013 e a Milano nel 2014. L'idea di farlo diventare un evento itinerante è proprio legata a questa volontà di far conoscere le realtà locali e portarle a contatto con la richiesta delle grandi imprese, e quindi andiamo in giro a cercarle le imprese fondamentalmente. Le tappe certe saranno: la prossima è Verona, dopo Verona abbiamo Bergamo, poi andiamo a Padova, andiamo a Parma, andiamo a Como, quindi giriamo tutto intorno alla nostra zona. A settembre invece ritorniamo sulle grandi piazze, quindi faremo Milano e Roma come ultime due tappe. Qualunque azienda possa servire, dall'artigiano che magari fa un servizio che di per sé non è vendibile come marketing, ma se entra in una filiera sì, quindi il personalizzatore di oggetti, o all'impresa che fa marketing, anche l'impresa che fa web marketing, a chi fa siti, a chi fa l'assicurazione per gli eventi, tutto quello che può essere la grande area del settore. L'impressione è che la gente si deve anche conoscere. Qua ci sono studi di consulenza specializzati per quanto riguarda l'area marketing, ci sono assicurazioni, ci sono servizi di autonoleggio, tutta gente che si è messa in filiera può fare un'offerta e contrastare l'offerta delle grandi strutture. Presente tra i numerosi espositori anche l'Associazione Italiana per la Direzione Commerciale, Vendite e Marketing, di cui ci parla Eugenio Casucci. Dico, è un'associazione che ha più di 50 anni di vita, che opera nel campo del mondo del marketing, delle vendite e commerciale. Inizialmente riuniva direttori commerciali, direttori marketing e direttori vendite. Con l'evoluzione che hanno avuto le aziende oggi, riunisce non solo i direttori con la cosiddetta stelletta da direttore, ma anche con tutte quelle altre figure estremamente importanti per la vita dell'azienda che ricoprono incarichi di responsabilità nei settori del marketing, commerciale e vendita. Adico caratterizza la propria offerta, se vogliamo usare questo termine, nei confronti dei propri associati, sia nel campo formativo, con dei corsi di formazione su tematiche specialistiche molto qualificati e a numero chiuso, quindi con un numero limitato di partecipanti che garantiscono la massima interattività durante il corso, che è una serie di servizi che non vengono erogati direttamente da Adico, ma attraverso i propri soci, agli altri soci o comunque alle persone e alle aziende del nostro network. Sì, diciamo che il mondo Adico oggi è costituito da alcune centinaia di soci, da un certo numero di persone che fanno parte del gruppo chiuso di LinkedIn, parliamo di circa 3.500 manager, e di un numero che varia tra i 4.500 e i 6.000 manager che fanno parte del mondo del nostro network più allargato, quindi persone che sono iscritte e registrate al nostro portale di comunicazione, che è www.adico.it.